Il sito dell'Ilva deve essere messo in sicurezza se si vuole fare in modo che resti produttivo. La sentenza arriva direttamente dal team di parlamentari europei della Commissione Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare, che ieri si sono dati appuntamento all'Ilva di Taranto con l'ARPA, l'ASL locale, gli organismi non governativi che da sempre hanno preso parte alla vicenda e i sindacati. A parlare questa mattina però il presidente della Commissione, Giovanni Lavia. Bisogna pensare a interventi diversi perché l'abbassamento dei cumuli ha già avuto effetti positivi, ma se si potessero ancora abbassare, se si potesse scavare sotto per portarli a una quota inferiore, questo semplificherebbe notevolmente gli interventi. Dall'altro lato ci vogliono le risorse, perché ci vogliono 280 milioni di euro solo per questa copertura, e questo obiettivamente, se non si sblocca un quadro delle risorse che possa venire a supporto dell'attività ordinaria dell'impresa, richiederà dei tempi, perché l'impresa oggi non è nelle condizioni di fare alcuni interventi. L'inquinamento ambientale ha registrato una riduzione, certo negli ultimi anni, merito della diminuzione dei volumi, circa 6 milioni di tonnellate di acciaio prodotto in un anno, causato ovviamente dalla crisi complessiva che ha colpito il settore siderurgico. Bisogna dunque mettersi immediatamente al lavoro per ristabilire il giusto equilibrio tra prospettive future dell'Ilva e la qualità della vita di chi vi abita intorno, ma il dialogo tra regione e governo è ancora difficile. La regione Puglia purtroppo non riesce, per ragioni che non conosciamo, ad avere un tavolo di confronto con il governo, né preventivo né successivo ai vari decreti, né in generale sulla strategia complessiva che il governo sta adottando su tutta la vicenda dell'Ilva.